Piazze italiane. Chiamiamo il giudice, il signor Giovanni Battista Tabò. Questi giudici distratti, adesso li sgridiamo subito. Adesso ripresento il giudice razze italiane, il signor Giovanni Battista Tabò. Iniziamo con il Lagotto Romagnolo. Bolognese. Volpino italiano. Tutto qua per queste razze, rappresentano le razze italiane dei raggruppamenti di oggi. Intanto vedo che sono già pronte le coppie nel pre-ring, si preparino a seguire anche i gruppi di allevamento. Li vediamo muovere singolarmente a partire dal Lagotto Romagnolo, originario delle valli di Comacchio, razza che rappresenta i cani da cerca, da riporto e da acqua. Era utilizzata per la caccia, poi successivamente ha perso le sue caratteristiche venatorie. Oggi questa razza viene utilizzata per la ricerca dei tartufi. Intanto è arrivato in ritardo il mastino napoletano, rimanga, non c'è problema. Vediamo intanto il bolognese, a rappresentanza delle razze italiane per quanto riguarda i cani da compagnia. A rappresentanza invece del raggruppamento cani tipo spizza e tipo primitivo abbiamo il volpino italiano originario. Per quanto riguarda il raggruppamento cani tipo Pinscher, Schnauzer, Molossoide, Bovari Svizzeri, il mastino napoletano, razza molto antica, discendente dall'antico molosso romano che era il cane dei legionari che tenevano a guardia dei loro accampamenti. Thank you.
giudice saluta ovviamente i concorrenti prima di comunicarci i tre soggetti che saliranno sul podio. E così ha deciso al terzo posto il Volpino italiano. Al secondo posto il Mastino napoletano. E vince come miglior soggetto che rappresenta le razze italiane dei raggruppamenti di oggi il Lagotto.